Dovevamo chiederle come mai ha scelto di fare questo lavoro. Io ho fatto un percorso di studi universitario di tipo umanistico, dunque lo sbocco era l'insegnamento oppure il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle biblioteche. Qua, essendo una biblioteca per ragazzi, riesco a unire un po' tutte e due cose, insomma, quando vengono le classi in visita è un ruolo anche un po' da docente o professore, spiegando come funziona la biblioteca oppure facendo anche dei percorsi a tema su vari argomenti. E da quanto tempo lavora in biblioteca? Dal 2002. Dal 2002 qua a Misano, prima part time, poi a tempo pieno. E ha lavorato fuori dalla biblioteca? Sì, ho fatto altri lavori, ho lavorato in posta per dire come postino, ma anche ho fatto delle supplenze presso le scuole superiori e medie. E commissario d'esame anche la maturità, comunque sempre nel settore dell'insegnamento. Il bibliotecario innanzitutto secondo me deve valorizzare il patrimonio librario che ha, comunque cercare di fare delle iniziative culturali per far conoscere la biblioteca sia agli ragazzi che agli adulti e poi consigliare anche dei libri alle persone che vengono prese in prestito. Comunque deve cercare di tenersi continuamente informato e al corrente delle nuove uscite. Cioè, è utile per i ragazzi? Sì, dicono che i ragazzi ci sia un po' di disaffezione per i libri. Devo dire che fino all'elementare vengono molti bambini, insomma, prendono molti libri. Poi magari c'è un lieve calo verso le medie, insomma, poi riprendono un po' le superiori. Ecco. Ma io più che altro sono un appassionato di storia e geografia, più che romanzi mi piace leggere la saggistica. Dunque, insomma, vedo gli universitari sulla storia e sulla geografia, ecco. E quale libro ci può consigliare? Ma secondo me è un libro che non è l'ultimo uscito, però molto bello, adatto anche per le ragazze superiori delle medie, è La storia infinita, perché offre diverse possibilità di lettura, diversi livelli di lettura, e fa capire quanto sia importante entrare proprio nella storia. Il protagonista entra nella storia e gli cambia proprio la personalità, insomma. Perché il vero libro, cioè il libro diventa importante quando le emozioni del protagonista diventano le tue emozioni, vuol dire che allora il libro ha avuto un'efficacia sulla tua testa. Cosa l'ha insegnato questa esperienza? Più che altro stare insieme alla gente e poi anche con i ragazzi, con le classi, con le scuole.